Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 3 agosto, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Toro. Giovedì nero e non necessariamente per la borsa. Giovedì nero, in netta controtendenza con la luminosità della giornata, particolarmente dorata sotto i raggi del Solleone. Un buon momento per molti, dunque, soprattutto per i vacanzieri, che se la scialano in qualche angolino suggestivo del bel paese. Ma se al riguardo interpellassero proprio voi, con la coppia Giove-Urano nel segno in conflitto Venere e con la Luna, opposte tra loro, sicuramente non dareste parere favorevole. Tutto problematico, specie in azienda, dove l'imminenza delle ferie scatena capi e colleghi a darsi battaglia, cosa davanti a cui non rimanete imbambolati, reagite con una mossa fulminea che lascia tutti esterrefatti, stavolta è il toro che carica il torero e lo incorna. Frizioni anche in famiglia, con mammina C, con la suocera non si parla nemmeno più. Che peccato, sotto sotto vi volete tutte bene. La paura di restare soli come conseguenza di una separazione improvvisa è enorme, c'è angoscia e un inizio di solitudine importante. Al tutto contribuisce anche uno stato di salute incerto e in sofferenza. L'amore comunque necessita di una sana rigenerazione e bisogna far pulizia di tutto ciò che vi fa soffrire. Il periodo che vi aspetta non contribuirà certo alla vostra tranquillità e serenità e dovrete davvero lottare molto e intensamente per ottenere una vita migliore. Messaggi in arrivo, alcuni particolarmente piacevoli, state attente però a rispondere subito. Rinviando la risposta potreste commettere il grave errore di mostrarvi disinteressati e così perdere buone occasioni. Fortuna in amore e anche nel gioco non vi andrà male. Non litigate nel condominio per quei rumori che provengono dal palazzo. Siate più tolleranti. Se avete sognato qualcosa e siete nati di lunedì potrebbe avverarsi quello che avete sognato da un momento all'altro. Notizie in arrivo via telefono o via posta. Se il vostro partner oggi vi sembrerà particolarmente egoista, sappiate che è perché siete voi a concederglielo. C'è qualcuno che vorrebbe un'ulteriore possibilità da voi, non c'è motivo perché non possita e dargli un'altra opportunità. In fondo concedere altre opportunità al prossimo non vi impegna in modo irreversibile ed è un grande sgegno di magnanimità di animo. La vostra gelosia potrebbe oggi allontanare la persona a cui tenete molto. Non esagerate e soprattutto non fate scenate. Evoluzione personale, ecco la sintesi di quello che vivrete di qui a poco. Prenderete delle decisioni importanti fidandovi del vostro istinto e frutto di questa evoluzione interiore. Potreste anche aver bisogno di alcune persone che preferite non vedere o sentire ma che tuttavia, mai come in questi casi, sarà meglio incontrare. Qualche nuova amicizia si affaccia all'orizzonte. Socializza. Frequenta circoli, palestre. Accetta eventuali inviti. Sarai abile nei lavori che richiedono pazienza. Contrarietà in amore. In questa giornata il vostro cuore avrebbe bisogno di una scossa, in modo tale da essere più sensibili alle richieste della persona che amate e che ricambierebbe con tanto affetto le vostre cure. Non dovete trascurare troppo il partner. Altrimenti potrebbe non premiarvi più con tante coccole quando ne avete bisogno. Nella giornata odierna, incontrerete dei piccoli problemi di comunicazione, dovuti alla scarsa conoscenza delle persone che avete vicino. Un confronto con il vostro capo vi farà perdere dei punti nel suo giudizio. Accontentatevi e pensate se davvero vale la pena di discutere e arrabbiarsi tanto. Continua l'andamento ottimale dei transiti iniziato già dal mese di maggio con gli influssi di Giove ritornato nel vostro segno dopo 12 anni. I buoni effetti di questa posizione gioviana li sentirete soprattutto se festeggiate il vostro compleanno dal 25 aprile al 7 di maggio. In questo quadro armonico l'unico contrasto è dato dalla configurazione del Sole e Venere Leone con la Luna Acquario che vi mettono qualche sgambetto strada facendo. Luna antipatica, opposta a Marte e per giunta in quadratura al vostro segno e ai vostri due esimi inquilini, Giove e Urano, che contro queste iniquità danno subito inizio alla loro azioni di protesta.
ancora al lavoro siete stonati, vi gira la testa e faticate a concentrarvi sulle vostre mansioni, in famiglia vi volete tutti un gran bene, ma questo non vi evita di dare in escandescenze di tanto in tanto, anche senza un vero perché. Sarà che il caldo vi innervosisce, doppiamente se vivete in una città bollente, ma è inutile prendersela col clima e con gli dèi. Sono stati gli uomini a fare questo scempio e come recita un vecchio proverbio, chi rompe paga. Amore ed Eros. Le battaglie odierne oggi si consumano tra famiglie, la vostra e quella dell'amato bene, che probabilmente non si sono mai visti di buon occhio nemmeno prima, figurarsi con il motivo del contenzioso servito su un piatto d'argento. Eroico il partner che fa sforzi sovrumani per sedare la tensione, spiacevole bisticciare proprio all'inizio delle ferie, magari organizzate, e pagate, con qualcuno di loro. Frenate l'impulsività, state ingigantendo tutto con una tragicità degna degli autori greci o di Shakespeare. Lavoro e denaro? Grane a non finire anche in ambito professionale, specie se siete in pista per concludere le ultime incombenze prima delle ferie. Per chi ha un'attività in proprio, attivate la vostra genialità e fate girare il motore al massimo. Chi invece è alla ricerca di un albergo dove trascorrere qualche giorno al fresco e in buona compagnia, con un colpo di fortuna trova la sistemazione ottimale a un costo contenuto, non si potrà dire a buon mercato, impossibile ad agosto, ma rispetto alle tariffe abituali una rinuncia dell'ultimo momento fa buon gioco a voi. Benessere. Ma che benessere! Quello oggi non abita da voi, siete nervosi, peggio isterici, forse per l'insonnia o per qualcosa che vi è rimasto sullo stomaco. Se poi vi viene anche l'emicrania, tutti i vostri B e i progetti professionali rischiano di andare in fumo, evitate le arrabbiature, nonostante l'estate abbassi la pressione, la vostra per la collera schizza su. E di certo non fa bene alla salute. Per lei. Spese condominiali stratosferiche da corrispondere subito prima delle ferie. Nessuno con cui discuterne, oltretutto, chissà dove starà viaggiando l'amministratore. Per lui, di corsa, con un diavolo per capello, ma attenti a come vi muovete, con questa veemenza rischiate di farvi male e di farne anche ad altri. Colore delle emozioni, blu elettrico. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 6, finanze, 6, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.